ci troviamo ancora in Ungheria per l'apertura della caccia insieme a Giovanni, Daniele e Simone. Dopo aver dedicato la giornata di ieri alle anatre, oggi focalizzeremo la nostra attenzione sui colombacci e le tortore dal collare, che al contrario dell'Italia qui sono cacciabili, mentre quelle comuni, ovvero la Streptopelia turtur, non sono comprese in Ungheria nell'elenco delle specie cacciabili. Stamattina si prova a cacciare colombi e tortore in questo piccolo girasole che è immenso, però purtroppo dobbiamo scegliere un angolo. Ieri ci girava parecchi animali. Stamattina c'è anche la nebbia e si vede, sicuramente fra poco andrà via. Si prova vicino sul bordo, che ieri anche qualche animale si è visto che mangiava via. Sicuramente pasturava un po' anche in terra qui su. C'è del terreno lavorato abbastanza fresco. Ci siamo messi abbastanza centrali nel campo. Ora si prova a mettere un po' di gioco qui. Poi ci mettiamo uno a destra e a sinistra del gioco e si vede un po' cosa combinano. Perché senza vivo qui non si può cacciare col vivo, si deve cacciare con questi qui in plastica, e che non è che ci credano tanto, però si prova. Al limite, se siamo messi male, a spostarci si fa presto. Qui non importa neanche fare un capannino, ci mettiamo nel girasole alto, mettiamo a 20 metri uno l'altro al gioco e si vede appena va via un po' di nebbia, perché si è già un po' allargata, si dovrebbero già muovere perché vanno presto un pasturo. Anche ieri mattina abbiamo visto che sono mossi abbastanza presto, verso le sera già sul campo. Stamattina ritarderanno sicuramente, perché c'è il tempo così, però appena si allarga la nebbia sicuramente sono già pronti per partire, e noi dobbiamo essere pronti. Perciò è quasi finito, perché mettere 20 stampi e due colombi ali battenti si fa.